C'è l'interesse di gruppi italiani e internazionali per la privatizzazione dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Ipotesi giornalistiche vedrebbero in corsa Save Venezia e Atlantia di Benetton, ma anche due gruppi internazionali, il tedesco Fraport e il cinese Hainan. Nessuna conferma ufficiale naturalmente dai vertici dell'aeroporto in questa fase di gara che si concluderà il 6 giugno, ma dell'interesse internazionale è convinto il presidente Antonio Marano. Registriamo un forte interesse da soggetti nazionali e internazionali. Per quanto riguarda i nomi, quindi direi che noi non possiamo né confermare né smentire, perché siamo in una fase di gara, quindi una fase molto delicata. Sapremo ufficialmente i nomi quando apriremo le buste. L'arrivo dei soci privati dovrà dare impulso alla crescita dello scalo. Intanto ieri è stato dato il via libera al bilancio 2017, chiuso con un utile di 2,9 milioni. Ecco, questo è il dato per noi più importante, perché è anche il presupposto che ci consente di affrontare il percorso di privatizzazione, quindi 3 milioni di utile netto e 5 milioni e mezzo di margine operativo lordo sono cifre importanti per un aeroporto che insomma è stato completamente ristrutturato sia nella parte industriale che nella parte economico-finanziaria. Un risultato che disegna scenari positivi, soprattutto dopo l'avvio del polo intermodale, ma non mancano le critiche. I consiglieri regionali 5 Stelle, Del Zovo e Sergo, hanno sollevato i problemi del mancato avvio del tapis roulant e del costo giudicato eccessivo del nuovo parcheggio dello scalo. La messa in moto del tapis roulant dipende dall'autorizzazione dell'USTIF, che è un atto amministrativo in fase di completamento, quindi nelle prossime ore, nei prossimi giorni verrà messo in funzione tutto come da programma. Le tariffe sui parcheggi, sì. Secondo noi una tariffa di 1 euro al giorno per un parcheggio sorvegliato con i servizi non ci sembra una tariffa assolutamente eccessiva.